Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi sono qui in questo secondo episodio del pacchetto moddato. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo visto un po' qua e là il mondo, vi ho parlato un po' appunto di questo pacchetto e quest'oggi andremo lì. Andremo in grotta, andremo a scavare, andremo a prendere qualche materiale, così poi nei prossimi episodi iniziamo anche a iniziare appunto a fare qualche macchinario se ci riusciamo. Poi qui ho messo il segnalino specie di casa, perché non sapevo davvero come chiamarla, quindi ho chiamato specie di casa, e poi mi sono preso qualche materiale e quindi siamo pronti appunto per andare a minare in grotta. Vediamo subito cosa possiamo trovare. Allora, intanto mi sono perso quella grotta dove c'era del copper, cioè me la sono proprio persa, quindi non lo so. Attenzione, questo è un albero di rubber, vero? Buono, prendi tutto. Grazie. Grazie. Ok. Ok, la raw rubber. Che ci facciamo con la raw rubber? Lo sticky piston e le torce. Va bene. Come carbone lo possiamo usare. Va bene. Serve quasi un cacchio. Però va bene, tipo lo possiamo usare come carbone. Allora, eravamo entrati di qua. Ok, carbone e poi là sotto si scendeva. Allora prendiamo subito il carbone e iniziamo a minare. Allora, cosa che vi ho detto nello scorso episodio è che ci sono un sacco di materiali. Infatti, già proprio dai primi, diciamo, livelli della grotta troviamo subito qualcosa. Vabbè, adesso il carbone è una cosa a parte perché pure in vanilla si trova subito il carbone. Bene, però adesso là sotto abbiamo visto il ferro. Poi, sempre abbastanza alto, troviamo anche il copper. Infatti, ho fatto un mondo off camera e non riuscivo a trovare il copper. E io ero molto basso in altezza. E infatti, poi appena sono risalito un po' su, l'ho trovato subito. Quindi va bene. Però, qua non ne vedo. Lag. Che cos'è? Marble. Il marmo. Ci prendiamo pure il marmo. Che cacchio ci frega, ci facciamo una casa. Mi spaventa un po' la lava. Però la lava mi spaventa un po'. Laggiù c'è un'altra vietta, qua c'è un'altra ed è chiuso. Poi. Un'altra cosa che c'è qui in questo pacchetto sono, diciamo, delle sorte, possiamo dire, di trappole per cui possiamo trovare tipo dei spawner che sparano frecce di fuoco. Dei zombie tipo fermi al muro che appena ti avvicini si trasformano in zombie con la testa di dinamite, anzi di TNT, e ti vengono addosso ed esplodono. Spawn di silverfish random. Cioè, è una cosa davvero, diciamo, da pazzi perché provandolo nell'altro mondo, parlando di silverfish, mortacci loro. Provandolo nell'altro mondo stavo davvero impazzendo. Guardate quanti sono. Oddio, non si capisce un cacchio. Mi buttano nella lava. No, 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 no. Ok. Ehi, ehi, ehi. Ehi, quanti siete? Me lo spiegate? Abbiamo fatto un piccolo festino qui, eh. Stavamo facendo un piccolo festino. Mortacci vostra, quanti siete? Mi hanno dato di tutto e di più. Sento ancora rosicchiare qui. Mortacci vostri, togliete pure un bordello. Che cosa mi hanno dato? Allora, il sangue di silverfish, delle nugget di silver. Chiudiamo qui la lava. Ce ne stanno altri, vero? È così, laggiù sicuro ci sta uno spawn. E a me non piace molto questa cosa. E quindi andremo a chiudere subito l'acqua. Scusate per il. Mi prendi in giro? Grazie. Scusate per il buio momentaneo. Chiudiamo lì. Cerchiamo di avvicinarci piano piano. Per vedere qualcosa. Vabbè, non riusciamo a vedere niente. C'è l'acqua che esce. Vabbè, ci facciamo i cacchi nostri e continuiamo a minare e a prendere il carbone. Cioè, proprio mentre stavo dicendo appunto dei silverfish e di queste cose. Sento uno zombie. Press P to open. Apriamo così. Che taglio. Epic. La roba del land. Credo, sì. Ok, togliamo. E appunto stavo parlando di questi e sono
spuntati fuori proprio come i funghi. Madonna, mi sono usciti una cifra. Mamma mia, m'hanno preso a botte perché ci ho preso davvero le pizze. Altro ferro buono. Ci ho preso davvero le pizze, però finché sono ancora vivo e non mi hanno buttato nella lava, va tutto bene. Chiudiamo qui con la cobblestone. Andiamo un po' avanti. Copper, uno spawn. Uno spawn subito. Non va bene questa cosa. Non sono pronto mentalmente e fisicamente per affrontare uno spawn di quel tipo. Ho visto anche una chest. Però noi non ci proviamo. Noi ci andiamo subito. Cioè, proprio d'ignoranza. Noi andiamo subito. Ci facciamo le torce perché sennò voi non vedete niente. E andiamo d'ignoranza subito lì sotto. Ma vedo uno scheletro che prende fuoco ma non prende danno. E escono fuori di nuovo i silverfish. Allora, a buttarmi non mi butto. Perché è tipo la mia morte è quotata a 0. No, 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 mortacci sua. Cioè, avete visto? Mi voleva spingere di sotto e poi se ne stava andando. Mortacci sua! Che infame! Mi voleva spingere! Infatti se ne è scappato subito! Ciao arciere! Non ti prenderò mai! Dov'è il tuo spawn? È lì sotto, eccolo, con un blocco sopra! E noi piano piano ci arriviamo! Aspettate però! Noi piano piano ci arriviamo! Però sono arcieri, non sono zombie. Gli arcieri ti possono prendere da lontano, i zombie invece no. Quello che mi frega un po', no? Rompiamo subito il blocco sopra. Ok, si stanno menando? Sì, un po' sì. E io faccio così. Zitto, 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 zitto. Bravissimo, Blue Light. Bravissimo. Abbiamo rotto lo spawn. Adesso si stanno menando. Lasciamoli menare, mettiamo un'altra torcia. Grazie. Recuperiamo un paio di cuori e buttiamoci nella mischia. Però perché quello scheletro non si sta facendo niente? Me lo dovete spiegare. Che cosa ha? Altro copper vedo, altro ferro, altra roba. Perché non si fanno male? Mi butto là, non c'è nessuno. Che me frega a me? Io sono youtuber. Così, random. Ok, c'è una cifra di roba qui. Adesso dobbiamo menarli. Non c'è più nessuno. Prendono fuoco. Madonna, non so che fare. Apriamo la cesta. Ok, non è una trappola. Allora, Fire Protection 4. 2 di gold, Fire Protection 4. Di nuovo. Copper. Lo posso prendere col piccone? Sì. Ok, vai col copper. Grazie. Poi, vai col ferro. Ho paurissima. Quindi cerchiamo di prendere tutto in fretta. Che sento? Ancora che si tirano le frecce. Oh madonna. Forse ho capito. Forse ho capito. C'è un altro tipo di spawn che tira appunto le frecce random. E mi sa che è proprio qua sotto. Tu la smetti? Oh mio Dio. Stai in mezzo al fuoco. E Cristo. No, 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 no. Non ci siamo capiti qui. Allora tu sei in mezzo al fuoco e mi rompi le palle, ma. Che palle, cioè. Stai in mezzo al fuoco, non bruci. Prendi le pizze, non ti fa niente e continui. Niente. Carbone a go-go. Poi cerchiamo di prendere qualcos'altro. Ah, ferro, ferro è più importante. Ferro è più importante. Così iniziamo anche a farci un piccone di ferro per prendere anche altri materiali. Poi ho pochissimi cuori, quindi mangiamo. E dov'era l'altro ferro? Eccolo qua sopra. Saliamo con questo tipo di materiale che è l'andesite. Pensavo che era un altro blocco prima. Invece no, stavo guardando un'altra cosa. Saliamo con la cobblestone. Ok, vai così. Prendiamo tutto il ferro che vediamo, perché è importantissimo. E adesso ci facciamo anche un piccolo punto di ristoro. C'è. Davvero. Davvero, cioè,
Davvero quel creeper stava sotto ad aspettare che io scendevo. Cioè, non ci sto credendo. Ripeto, questa cosa è da matti. Io ho paurissima. Proprio. Sto cagando sotto perché sento continue frecce sparare. E non è una buonissima cosa. Non lo cuciniamo tutto, cuciniamo 6 pezzi, vai, così. Però ci vogliono. E che palle quello scheletro! Ma perché stai lì? Te ne vuoi andare? Allora, mettiamo un coso che ho scritto robe con scheletri. Safe, grazie. Madonna, qua sotto è un bordello. Aio. Ma la smetti? Almeno affrontami, non lì. Vieni vicino a me. Vado io. Vado io, vado io, vado io, vado io. Botte, botte. Prendo le pizze, prendo le pizze. Un cuore e mezzo. Chiudiamo. Chiudiamo qui. Un cuore e mezzo c'ho. Oh mio Dio, allontaniamoci che lì c'è un bordello. Non so davvero che fare. Perché non riesco ad affrontarli. Che non sento una freccia, ne sento mille. E mille non è un buon numero. Vai. Andiamo. Allora, facciamo così, guardate, eh. Non c'ho i stick. Vabbè, facciamoci prima i stick. Andiamo di ignoranza. Sempre l'ignoranza con noi. Andiamo a farci una bella spada. E andiamo a fare il bordello. Andiamo a fare il bordello in questa maniera però. Togliendoci tutti i materiali. Così se moriamo, anche se si fa la tomba, poi non devo prendere niente di importante, no? E quindi facciamolo. Facciamolo. Questi due facciamo così, va? Li uniamo. Ok. Metà. Queste le tolgo. Più di metà torce le tolgo. Il piccone di ferro lo tolgo e andiamo. Mi frega niente. No, però qualche blocco è buono. Aspettate. Ci sto ripensando. Non ho terra. Vai. Allora, tipo, facciamo un attimo una cosa di questo tipo. Ok. Sì, fammi un attimo male. Che mi devo un attimo proteggere. Non da te, ma da questi qua sotto. E poi così io t'ammazzo. Quante frecce tiri? Un campione questo. Vediamo un attimo qua sotto. Che cos'è Tin? Oddio. Ma non è uno spawn. Si tirano frecce da soli. E non muoiono perché hanno qualche pozione, credo. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che davvero? Ma che è sto bordello? Ne ho ucciso uno! Aio! Aio, 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 mi hanno beccato. Ci facciamo i cacchi nostri e continuiamo in grotta da un'altra parte, magari, eh? Tipo, che ne so, che c'è qui? Tin, silver, altra roba, va bene. Va bene. Ok ragazzi, scendiamo insieme in questo bordello. Ho cambiato via, però come vedete anche lì ci sono gli scheletri. Qui abbiamo anche un bellissimo creeper che cerca di venire da me. No, non riesco a fargli la stradina. Sì, aspettate, eh. Sì, vieni, dai. Vieni da zio Blue Light. Eccola. Madonna. Che salto mi hai fatto fare? Allora, scappiamo di qua noi. Evitiamo il bordello e scappiamo di qua. Allora, copper, carbone, ferro. Vai. Qua che poi si ricollega sopra. Buono. Allora, incominciamo dal prendere questo ferro. E poi devo far vedere anche alcune cose che ho preso. Aspettate. Copper. Buonissimo. Poi di qua. Vabbè, di qua continuiamo dopo, va? Intanto prendiamo quello che abbiamo saltato. Vabbè, il ferro lo lasciamo un attimo. Ecco, tipo queste, le Iron Fusion Stone.
Poi ho preso le Order Shard e le Earth Shard. Fuck. No, 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 no. Sei troppo OP. Sei troppo OP. Perché hai tutta quella cacchio di vita? Cioè, che pozione hai? Madonna. Non possono esistere scheletri di questo tipo, però. Cioè, adesso. Ho fatto la calla. Ho fatto la cazzata. Dai, hai recuperato vita. Ma chi è questo tizio? Dove sono? Ok, sono qui. Entra qui. E lui salta. Dai, vieni, sono qui vicino a te. Sono tuo amichetto. Niente. Così mi sciotta. Madonna. Cerca. Ecco, mi si è rotta pure la spada. E vabbè, allora facciamo così, va. Sono morto. Grazie. Vabbè. GG. Davvero. Ho preso esperienza. Va bene. Ok. Per questo episodio è tutto. Spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare e di condividere questo video. E se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Pagina Facebook in descrizione, sito web in descrizione, Instant Gaming in descrizione. Quindi, ciao a tutti da Blue Light.